dice che non lo dovresti criticare. Cioè, se volete effettivamente fare in modo che i vostri ragazzi non abbiano più paura delle prove invalsi, no? Si fermi nell'ultima ora, no? Cioè vi farò vedere un modello di formazione, no? Cioè che se lo applicate in classe in un certo modo, no? Cioè vi assicuro che poi farà sì che i vostri ragazzi non avranno più paura delle prove invalsi. Perché? Perché voi avrete sviluppato quelle strutture mentali e quegli atteggiamenti di pensiero, no? Cioè che serviranno ad avere un buon atteggiamento anche verso, cioè, i problemi che non hanno mai visto prima in quella forma. Quindi, cioè, serve un buon somministratore, sì, ma serve anche una buona didattica, per via del fatto che con una didattica per conoscenza e abilità le prove invalsi non riusciremo mai a farle bene, per via del fatto che le prove invalsi sono pensate per dare un messaggio alle scuole, dire guarda che dovresti passare una didattica per competenze, no? Cioè, quindi dovresti passare a una didattica che ti mette in grado di risolvere anche dei problemi nuovi mai visti prima in quella forma. È un modo per dare un certo tipo di messaggio, e non viene soltanto dalle prove invalsi, ma anche dalle indicazioni nazionali per il primo ciclo, per il secondo ciclo e via dicendo. Allora, chi prepara queste prove sicuramente ha appunto in mente dei modelli di soluzione, sì. Però chi fa queste prove, in genere non è uno solo, ma è appunto una commissione, le fa perché siano delle prove aperte, cioè delle prove che hanno più soluzioni, o che se hanno una sola soluzione, a quella soluzione ci puoi arrivare da tante strade differenti, chiaro? Cioè, se tu le fai in questo modo, no? Cioè, tu hai realizzato effettivamente un problema aperto. Chi fa queste prove all'invalsi, questo quadro ce l'ha bene in testa, no? Cioè, ce lo deve avere bene in testa anche chi fa queste cose a scuola, chiaro? Cioè, per via del fatto che vi accorgerete che se lavorate con il ciclo di apprendimento esperienziale, che vedremo dopo nell'ultima ora, se ci riusciamo anche prima, perché vedo che ce n'è bisogno, no? Cioè, vi accorgerete che vi accorgerete subito, no? Cioè, che, cioè, se voi sbagliate la tipologia di problemi, no? Cioè, il ciclo di apprendimento esperienziale non funziona, no? Cioè, per via del fatto che non vi consente di far emergere più interpretazioni del problema, per via del fatto che ce n'è una sola, no? Cioè, quindi allora è da lì che capite se le cose funzionano oppure no. Chiaro. Che anche la variabile non è solamente la variabile insegnante e l'insegnamento per competenze, io penso che sia anche la variabile classe, sbaglio? C'è sicuramente, certo. Io so, io vedo personalmente che, cioè, a volte le prove invalsi vanno male, a volte vanno molto male, a volte vanno molto bene, pur restando io insegnante che comunque già ho fatto qualche ciclo di invalsi, l'ho fatto. Restando io più o meno, che pensa lei? Che sia solamente una questione dell'insegnante? Allora, dunque, il punto è questo: se io insegno ad Aosta avrò certi problemi, se insegno a Scampia avrò altri problemi, è chiaro ed è chiarissimo. Però ecco, la cosa che posso dire è che se la scuola si limitasse in qualche modo a riprodurre le differenze che si trova all'ingresso in uscita dal percorso di formazione, a che servirebbe la scuola? No? Se io dicessi, sono a Scampia e ho dei ragazzi che, se riesco ad insegnarli a stare seduti nella sedia senza alzarsi, già è un miracolo, no? Cioè, allora a questo punto che cosa faccio? No? Mi limito ad insegnare a stare seduti sulla sedia senza alzarsi, no? Sto facendo una buona formazione? No. Allora, è vero, no? Cioè, le persone che hai di fronte sicuramente sono una variabile, hanno in qualche modo delle caratteristiche che ti costituiscono una variabile forte, però ci sono delle strategie didattiche, cioè di insegnamento, che consentono di gestire anche delle situazioni difficili con successo. Noi le abbiamo applicate. Il famoso ciclo di apprendimento esperienziale l'abbiamo applicato soprattutto nei contesti difficili. Ma perché? Proprio il fatto che dove le cose funzionano non chiamano mica dei consulenti esterni, no? Cioè ti chiamano dove ti dicono: ah, Trinchero, senta, io in classe degli allievi che mi tirano in testa le sedie, no? Cioè quando cerco di spiegargli i poeti del 300, no? Può mica venire lei a magari
applicare qualche strategia, eccetera, eccetera, no? E lì ti chiamano, no? Cioè, e lì praticamente tu applichi, no? Cioè, delle strategie opportune e ti accorgi che con delle strategie opportune riesci a spiegare i poeti del 300 anche a dei ragazzi, cioè, che sono in tutt'altre cose affaccendati, no? Cioè, e quindi vedi che la differenza la fa la strategia didattica, cioè, poi vi spiegherò anche come si fa, cioè, però il punto è che, no? Cioè, devi sempre partire dalle persone che tu hai di fronte, è vero, no? Ma le strategie che tu usi fanno la differenza, cioè, no, chiaro. No, no, chiaro. Tranquilla, beata, pensa io. Cioè, il nostro è un lavoro che non ammette la routine, cioè devi comunque sia avere una certa mente aperta perché le sollecitazioni sono tante. Giustamente tu non puoi criticare una cosa se non la. Cioè come quello per il film. Certo. In realtà non era, però dico anche la variabile classe un po' vicina. Assolutamente sì, però il discorso è che tu devi tenere. Devi tenerne conto nella tua pratica didattica, cioè il punto è che se tu dici, no, io insegno le cose in questo modo a prescindere dalle persone che ho di fronte, no, già sbagli. Tu devi arrivare lì prima, ascoltare loro e far emergere loro, no? Prima regola del buon formatore è stai zitto e ascolta quello che gli altri hanno da dire, e poi vedremo anche in quale modo si traduce in pratica, no? E questo vale anche con i ragazzi, no? Quindi allora tu proponi un problema, vedi loro che cosa ti dicono, che cosa fanno di fronte a quel problema, sulla base di quello che viene fuori poi agisci di conseguenza, chiaro? Ma questa è una strategia didattica, chiaro? Quindi è la strategia che fa la differenza, e vi posso dire che sono tutta una serie di ricerche che dimostrano appunto questa cosa, no? Cioè, più che il livello dei ragazzi, sì, che è anche importante, che ha anche un peso, no? Cioè, quello che fa la differenza è la strategia che utilizza l'insegnante in quel frangente lì. Puoi lavorare in un modo efficace, puoi lavorare in un modo meno efficace. Se tu lavori in un modo poco efficace, se di fronte hai dei ragazzi molto bravi di loro, riusciranno lo stesso a raggiungere dei risultati. Ma se tu hai di fronte dei ragazzi che hanno dei problemi e tu lavori in modo poco efficace, ti assicuro che lì le cose andranno male, no? Cioè, quindi è proprio in quei frangenti lì che c'è bisogno che tu ci metti del tuo per andare a compensare, no, il deficit che c'è praticamente nelle persone che hai di fronte. Allora, io sono sicuro che se chiedessi a 10 di voi che cos'è una competenza, otterrei 10 risposte differenti. E questo è comprensibile, anche perché se voi vi prendete in mano 100 libri di pedagogia, psicologia dell'apprendimento e sociologia del lavoro, ci troverete 10.000 definizioni differenti del termine competenza. C'è dibattito scientifico, gli studiosi si confrontano tra di loro su che cosa debba considerarsi una competenza, no? Ok, ma va benissimo questo, no? Però quando poi lavoriamo a scuola, tutti quanti è necessario che abbiamo la stessa definizione di competenza. Perché? Se per lei la competenza è una cosa, per lei è un'altra cosa, crediamo tutti di lavorare per competente, stiamo facendo tutti delle cose differenti. Vi ricordo che non andrei a farmi operare alla prostata in un ospedale in cui tutti i medici hanno una definizione differente di quella che è la prostata, ok? Io sarei seriamente preoccupato nel farmi operare in un ospedale così, io lì non ci vado, ve lo dico subito, ok? Quindi tutti dobbiamo condividere la stessa definizione se vogliamo lavorare effettivamente assieme, anche perché altrimenti ognuno fa quello che vuole, no? Cioè, fortunatamente ci viene in aiuto il quadro europeo delle qualifiche e dei titoli, che ci fornisce una definizione, cioè a livello di Unione Europea, che è già entrata a far parte del sistema scolastico nazionale con la normativa sul nuovo obbligo di istruzione, e la definizione che bisogna utilizzare è questa. Competenza indica la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio, nello sviluppo professionale e personale. Cioè, non è competente chi ha le borse belle piene di conoscenze e di abilità, ma è competente chi sa tirare fuori da quelle borse quello che serve quando serve, usandolo proprio nel modo in cui serve. Chiaro che se in quelle borse non c'è niente, non c'è niente da tirare fuori, Chiaro? Cioè, ma se in quelle borse ci sono un sacco di cose, sono tutte quante messe alla rinfusa,
come se non ci fosse niente, perché non so quando si usano, non so in quale modo si usano, non so perché si usano. È conoscenza inerte, ti direbbe Whitehead, no? Una conoscenza che è lì, ma non sai a cosa ti serve, no? Cioè, quindi, no? Saper fare la mossa giusta al momento giusto, e la definizione prosegue con una parte che forse è ancora più importante. Le competenze sono descritte in termini di autonomia e di responsabilità. Cosa vuol dire autonomia e cosa vuol dire responsabilità? Facciamo il seguente esperimento mentale. Prendo un mio allievo, Gino, e gli dico: Gino, qua c'è un problema che non hai mai visto prima in vita tua. Vi ricordo che le competenze emergono quando si risolvono dei problemi che non si è mai risolto prima in quella forma, perché altrimenti, se io avessi già fatto vedere a Gino in quale modo si risolve quel problema, Gino ci arriverebbe con l'abilità di, ecco, ricordarsi e di applicare la soluzione che gli ho già spiegato. Invece Gino è la prima volta che si trova di fronte a quel problema e quindi deve inventarsi una soluzione. Quindi prendi questo problema, ti vai a fare un giro, torni tra un'ora e mi porti la soluzione. Allora Gino prende il problema, si va a fare un giro, un'ora dopo ritorna e mi porta una soluzione. E io dico: bene, interessante Gino, ma perché secondo te questa è veramente una buona soluzione? Ah, non lo so, mi ha spiegato Mario di fare così. Secondo voi è un esempio di autonomia? No, perché se non c'era Mario forse non sarebbe riuscito a risolvere il problema. Ma questo passi. È un esempio di responsabilità? Men che meno, perché mi sta anche bene, no? che Gino si sia fatto aiutare da Mario per risolvere il problema, ma Gino avrebbe dovuto assumersi la responsabilità della sua soluzione e dire: guarda, è vero, me l'ha spiegato Mario, ma sono veramente convinto che sia una buona soluzione e ti spiego anche il perché. Questo vuol dire assumersi la responsabilità di quella soluzione. Quindi saper tirare fuori dalle proprie borse quello che serve quando serve, in autonomia, che non vuol dire farlo da soli, ma sapere quando ci puoi arrivare da solo, sapere se è il caso di chiedere a Mario, sapere se è il caso di guardare su internet, sapere se è il caso di usare un dizionario, un'enciclopedia o un libro di testo, ma soprattutto assumendosi la responsabilità di quella soluzione, quindi spiegando perché secondo te quella è veramente una buona soluzione, ok? Allora, se questa è la definizione di competenza che bisogna utilizzare quando lavoriamo a scuola, anche voi capite che se poi vogliamo scendere dalla teoria alla pratica servono degli indicatori dell'agire con competenza, cioè degli elementi osservabili che ci facciano capire quando Gino è competente e quando non lo è. Chiaro? Cioè, quindi il problema chiave è quello di trovare degli indicatori dell'agire con competenza, no? Io spiego in genere l'argomento che segue con un esempio che mi sta molto a cuore. Con gli amici della Federazione Scacchistica Italiana andiamo nelle scuole primarie ed insegniamo ai bimbi di 8 anni a giocare a scacchi. Il progetto Scacchi a scuola, non so se è arrivato anche qui da voi, no? Cioè, allora, e perché insegniamo ai bimbi di 8 anni a giocare a scacchi? Cioè, uno, perché gli scacchi sono un gioco divertente. Due, perché ci sono fiori di ricerche empiriche che dicono che, cioè, una formazione scacchistica fatta in un certo modo ti sviluppa tutta una serie di abilità logiche, no? Utili sia a scuola sia nella vita, no? Cioè, quando si insegna ad un bimbo di 8 anni a giocare a scacchi, la prima cosa da fare qual è? Arriva in classe l'istruttore, posa la sua valigia di pelle sulla cattedra, la apre, ti tira fuori la scacchiera murale, te la appiccica al muro e ti dice: questa è la scacchiera murale, ha 64 caselle, una bianca, una nera, una bianca, una nera, una bianca, una nera. Bene, ok. Poi mette la mano alla borsa e tira fuori il pedone, questo è il pedone, parte di qua e muove così. Poi tira fuori il cavallo, questo è il cavallo, parte di qua e muove così. Questo è l'alfiere, parte di qua e muove così. Quindi spiega che cos'è una scacchiera, spiega quali sono i pezzi, spiega in quale modo si muovono i pezzi, spiega quali sono le regole del gioco. Prima deve muovere il bianco e poi il nero. Spiega l'obiettivo del gioco: devi fare uno scacco al re avversario e possibilmente fargli uno scacco matto. E spiega anche gli atteggiamenti che devi tenere durante il gioco. Se tu stai giocando a scacchi e il tuo avversario ti fa scacco matto, tu non devi rovesciargli in testa la scacchiera, ma devi stringergli la mano e devi fargli i complimenti. Oggi hai vinto lui e domani perderai tu. E dov'è il problema? No? Cioè, quando l'istruttore ha fatto tutte queste cose, ha fornito ai ragazzi tutte le risorse che servono per giocare a scacchi e poi fa anche delle belle interrogazioni orali allo scopo di essere certo che loro ti mandino a memoria la definizione di scacco matto, ok?
quando hanno imparato tutte quelle cose, siamo sicuri che le abbiano imparate? Si può dire che i ragazzi siano competenti nel gioco degli scacchi? No. E cosa serve per poter dire di essere competenti nel gioco degli scacchi? Giocare? E magari bastasse giocare per diventare competenti nel gioco degli scacchi. Se bastasse giocare per diventare competenti nel gioco degli scacchi, voi avreste di fronte il campione del mondo di scacchi. Io ho giocato a scacchi 1 miliardo di ore in vita mia, ciononostante sono ancora un pessimo scacchista, perché faccio sempre gli stessi errori. Faccio sempre gli stessi errori. Quante persone conoscete voi che fanno sempre gli stessi errori? Io ne conosco tante, il primo sono io, no? Cioè, quindi fare tanta esperienza non vuol dire acquisire tanto apprendimento, perché tu puoi anche sbagliare sempre, no? Io sono 30 anni che monto le docce, sì, cioè le docce che monti tu, cioè dopo 3 mesi fanno acqua, no? Cioè sbagli sempre, no? Cioè, quindi cosa vuol dire? Non si impara dall'esperienza, no? Cioè si impara dalla riflessione sull'esperienza, ok? Che è un'altra cosa. Quindi serve fare esperienza, ma se non rifletti sull'esperienza puoi anche sbagliare sempre, no? Cioè, quindi c'è qualcos'altro che serve per poter dire di essere un giocatore di scacchi competente. E che cos'è? Riflettere sull'esperienza, ok? Ma l'abbiamo già visto, cioè, e lo vedremo dopo perché ve l'ho già detto io, no? C'è qualcos'altro che viene prima. Adottare strategie diverse, ok, ma lo vedremo dopo. Ma prima di adottare delle strategie diverse devi osservare allo scopo di vedere l'errore, ma prima di vedere l'errore devi, ma per prevedere le mosse dell'avversario devi capire, devi capire, devi comprendere, devi comprendere. Per comprendere devi assegnare significato. Cioè, facciamo il seguente esperimento mentale: sto giocando a scacchi con un mio avversario, sono un pessimo giocatore di scacchi. Ad un certo punto vedo il mio avversario che prende la regina e la mette su una certa casella, e io dico, vabbè, chi sa cosa vuole fare, ha messo la regina lì e vado avanti a fare la mia partita, partita spagnola, no? Ma se io sono un buon giocatore di scacchi e vedo il mio avversario che a quel punto della partita mette la regina in quella casella lì, capisco subito quello che vuole fare. Ah, ho capito che cosa vuoi farmi tu. Vuoi farmi il barbiere. Adesso ti sistemo io. Quindi servono quelle che si chiamano le strutture di interpretazione, modo in cui l'allievo legge le situazioni e vi assegna significato. Ok? Se non so giocare a scacchi, vedere la regina in quella casella a quel punto della partita è qualcosa di privo di significato. Se invece sono un buon giocatore di scacchi, no? Vedere la regina lì, cioè, ha un significato ben preciso, vuol dire che vuole farmi il barbiere, chiaro? Allora, io riesco ad assegnare senso alle situazioni che vedo grazie a quelle strutture mentali che si chiamano strutture di interpretazione. Se io fossi un architetto, entrerei in questa sala e vedrei tutta una serie di cose che potrebbero essere migliorate, no? Cioè, ma io non sono un architetto, quindi non le vedo, no? Sono un pedagogista, vedo altre cose, ma non vedo quelle cose lì. Perché? Perché io ho delle strutture di interpretazione che l'architetto non ha, che mi fanno vedere certe cose che lui non vede. E lui ha delle strutture di interpretazione che io non ho, e quindi vede delle cose che io non vedo, no? Cioè, quindi cogliere i particolari all'interno di una situazione. Sono quelli che ti fanno capire di fronte a quale situazione ti stai trovando in quel momento lì. Quando ho capito che il mio avversario vuole farmi il barbiere, a questo punto io posso difendermi in tanti modi, no? Perché io posso o sviluppare il cavallo, quindi far uscire il cavallo e proteggere la casella in cui andrebbe la regina con il cavallo, oppure posso alzare il pedone e creare un muro di pedoni, ok? E queste sono le strutture di azione, modi per agire in risposta ad un problema. Io ho tanti modi per difendermi dalla mossa del barbiere. Ma meglio sviluppare il cavallo oppure meglio creare un muro di pedoni? Dipende. Se vuole fare una partita di attacco è meglio sviluppare il cavallo, perché così quando finirà la minaccia della regina avrà già il cavallo fuori e potrà attaccare su quella direttrice con il cavallo. Se vuole fare una partita di difesa è meglio creare un muro di pedoni, perché cioè sarò più coperto in quella zona della scacchiera con i pedoni che si difendono a vicenda. Quelle strutture mentali che mi consentono di scegliere fra strategie alternative, tattiche alternative ed interpretazioni alternative sono le cosiddette strutture di autoregolazione, modo in cui l'allievo apprende dalla sua esperienza e cambia le proprie strategie in funzione delle sollecitazioni che provengono dal contesto. E il pensiero metacognitivo, rifletto su quello che faccio e cerco di capire che cosa è meglio fare per me.
Io sono un pessimo giocatore di scacchi, ma ho vinto un sacco di partite. E sapete perché? Per via del fatto che io so difendere molto bene a scacchi, ma non so attaccare, no? Cioè, quindi, se so di non saper attaccare, è inutile che mi imbarchi nelle strategie di attacco che poi non sono in grado di riuscire a sostenere, no? Io creo una bella difesa, no? E prima o poi il mio avversario, nel cercare di scardinare la mia difesa, farà qualche errore di cui io approfitto, gli rubo un pezzo e vinco in genere andando a sfruttare il vantaggio materiale, no? Cioè, questo però funziona con gli avversari che sono più scarsi di me, perché poi ho giocato con degli avversari veramente bravi, no? E questi qui ti fanno veramente nero, perché riescono a scardinare le tue difese in un modo inaspettato, no? Sono stato a presentare il mio lavoro sugli scacchi ad Aberdeen nel 2007, no? E lì praticamente mi presentano un certo Fernando Cobé, no? Cioè, che è un ricercatore come me, no? Cioè, dell'università di Liverpool, no? Cioè, no? E la sera ci appunto invitano in birreria e mi dicono: ma perché non sfidi Gobè a scacchi, no? Cioè dico: vabbè, cioè, è un ricercatore anche lui, quindi avremo lo stesso livello, no? Cioè, la prima partita sono durato un quarto d'ora, la seconda 10 minuti, la terza 5 minuti, no? Cioè, e mi ha fatto secco, no? Ma perché? Perché lui ha capito in quale modo giocavo io, no? Cioè, allora, cioè, è arrivato progressivamente, sempre più rapidamente all'obiettivo. Poi mi hanno anche spiegato incidentalmente che lui, sì, era un ricercatore, ma è anche stato vice campione inglese di scacchi, quindi no, cioè, no? Cioè, era un particolare indifferente, no? Cioè, però il punto è questo, che se voi sapete quali sono i vostri limiti, no? Cioè, almeno in quel momento, non vi imbarcate in quelle strategie, ma ne scegliete altre e vi consentono di fare più bella figura, no? Cioè, quindi è il pensiero metacognitivo, no? Allora, la prima voce sono le risorse, le altre tre voci sono quello che mi consente di mobilitare le mie risorse, cioè di fare la mossa giusta al momento giusto.